La Gesuitekerke, chiesa dei Gesuiti, nota anche come Universitätskirche, chiesa dell'università, è una chiesa ricchissima di decorazioni che si trova a Vienna in piazza Dottor Ignaz Seipel, immediatamente adiacente agli edifici della vecchia università cittadina. La Gesuitekerke fu costruita tra il 1623 e il 1627 al posto di un'antica cappella, al tempo in cui i Gesuiti unirono il loro collegio con la facoltà di filosofia e teologia dell'Università di Vienna. Nel 1631 la chiesa di nuova costruzione fu consacrata dal cardinale Dietrich Stein. Il 31 luglio, 75° anniversario della morte di Sant'Ignazio, arrivano via acqua da Innsbruck 5 campane. Nel 1702 l'imperatore Leopoldo I porta a Vienna il fratello gesuita Andrea Pozzo. Tra il 1703 e il 1705, come architetto, scultore e pittore, diede, con il sostegno della famiglia imperiale alla chiesa l'attuale aspetto alto barocco, aggiunse due torri gemelle e rielaborò la facciata in stile barocco. La chiesa fu poi ridedicata all'Assunzione di Maria. Nonostante il suo aspetto esteriore relativamente austero, l'interno è straordinariamente lussuoso, con colonne di marmo surrogato, dorature, diversi affreschi allegorici e straordinarie cupole a soffitto in stile trompe-l'œil. I Gesuiti erano già a Vienna da oltre 70 anni quando il loro fiorente collegio venne fuso con l'università nel 1623. In quel periodo i Gesuiti assunsero le cattedre delle discipline umanistiche, filosofiche e teologiche dell'università. Immediatamente iniziò una vivace attività di costruzione e viene costruito il complesso dell'antica università, tuttora esistente. La chiesa dei Gesuiti occupa un'ala di questa enorme piazza, fu consacrata nel 1631 e rimase la chiesa dell'Università di Vienna per 250 anni. Ancora oggi i viennesi la conoscono principalmente come chiesa universitaria. L'importanza della chiesa nei secoli XVII e XVIII è testimoniata dall'arredamento dell'interno. È una delle stanze più belle di Vienna e una delle meglio conservate.
La vittoria di Dio, la redenzione, è infine celebrata nel quadro dell'altare maggiore e nell'affresco della volta del coro. Maria viene assunta corporalmente in cielo, portata verso il Dio uno e trino per essere da lui incoronata. La magnifica corona costituisce l'estremità superiore dell'altare maggiore. Maria rappresenta la Chiesa, il genere umano. La loro vittoria è la vittoria dell'uomo redento. Questa vittoria viene presentata in modo radioso e brillante. Non solo nelle immagini, ma anche nell'edificio stesso, nei colori, nelle decorazioni, negli arredi. La stanza proclama la vittoria nello splendore dell'oro, nel calore dei suoi colori dominati dagli incarnati e dall'ocra. La preziosità della decorazione fino ai finissimi intarsi, l'ordine colossale dell'architettura, l'ordine delle colonne nelle cappelle laterali, tutto rappresenta una vittoria che, e questo ora diventa chiaro, è qualcosa di completamente diverso dalle vittorie storiche con la creazione della Chiesa sono collegati. Così la Chiesa celebra il superamento delle forze della morte, la risurrezione della carne e il trionfo degli umili e dei deboli. In quel periodo si celebrava la vittoria del cattolicesimo e della Casa d'Asburgo sul protestantesimo e degli ottomani sui nemici dell'impero. Nel tempo e fino ad oggi, lo spazio di questa Chiesa celebra il superamento del potere della morte, la risurrezione della carne, la vittoria dei piccoli e dei deboli. Thank you.
Le immagini della volta sono accompagnate dai versetti del Salmo 113. In essa si celebra la vittoria di Dio, la vittoria di un Dio che solleva dalla polvere il debole, esalta il povero e aiuta la donna disprezzata a farsi rispettare. Così vanno intese anche le due scene, che inquadrano le grandi immagini illusionistiche della volta. Sopra le gallerie ha l'ingresso l'adorazione dei pastori. All'inizio del presbiterio il riposo della Sacra Famiglia in fuga verso Egitto. Questi quadri sono posti nella volta come dipinti su tavola, in robuste cornici dorate, tra superfici riccamente decorate. Entrambi pongono al centro un neonato, un Dio divenuto debole e piccolo e che così redimerà il mondo. Andrea Pozzo ha creato un nuovo spazio nel guscio di quello vecchio. Sotto una falsa cupola dipinta è stata creata una sorta di area per gli spettatori con enormi panchine. La fede regna vittoriosa ai piedi della cupola dipinta. Al suono di una fanfara, con i fiori in mano, gli angeli nella volta anteriore annunciano la vittoria. Si combatte nell'ultimo giogo sopra coloro che sono appena entrati nella stanza. Sotto l'assalto degli angeli vittoriosi, i demoni cadono a capofitto. Entrambe le scene, la caduta dell'angelo e la gloria dell'angelo, hanno una cornice di finta architettura con vista di un cielo radioso e luminoso.